Buongiorno, buongiorno a voi telespettatori di una gran bella giornata. Questa estate, chiamiamola così, di San Martino, realmente fa piacere a tutti viverla fino in fondo e noi vi auguriamo di viverla e di saper gustare proprio questa natura splendida che Dio ci ha dato qui in Irpinia. Entriamo nel vivo della rassegna stampa. Ricordo subito agli automobilisti di Avellino e provincia l'ordinanza del sindaco. Entro il 15 novembre dobbiamo tenere tutte le catene a bordo, quindi attrezziamoci perché chi non avrà le catene a bordo avrà una grossa multa, una multa abbastanza salata, ma è anche una questione di civiltà, di sicurezza, di rispetto delle norme, ma soprattutto anche per una tranquillità lungo i percorsi, diciamo, non facili dell'Irpinia. Quindi dal 15 novembre tutti noi con catene a bordo in macchina, anche se noi speriamo ci sarà un sole bellissimo. Ora entriamo nel vivo di questa rassegna stampa con la pagina del Mattino diretta da Generoso Picone, la pagina appunto di Avellino. Vediamo i titoli di testata del giornale. Comunità dell'Ufita assunti i precari. Questa è una ottima notizia. Solofra distretto conciario, allarme dei sindacati. A Mercogliano centro sportivo revocato il gestore. Vediamo agli altri titoli. Un tempo non basta, l'Avellino si arrende. Il calcio, il Pini sconfitti a Crotone per 3-1 dopo 5 risultati utili. Stessa cosa con un po' di sfortuna per la verità per la pallacanestro dove il Banco di Sardegna Sassari espugna al Pala del Mauro la nostra squadra per 90 a 88, comunque una gran bella partita. Comune rimpasto per salvare Foti dopo lo scontro tra D'Amelio e Famietti con De Blasio, il primo cittadino. Sabato Tartaglione e Paris con il gruppo. Vertice PD a Napoli, gestione condivisa, strappo sindaco Ambrosone, si dimette Dorsi. Asso Servizi slitta la decisione sul ricorso. L'affare Sagre, dopo il boom serve un piano. Complimenti, naturalmente lo diciamo proprio con tutto il cuore al Comune di Montella perché è stata una sagra bellissima, affollatissima, forse dal punto di vista logistico andava un po' meglio studiato il sistema logistico viario. Comunque, veramente auguri al comune di Montella, che d'altronde è un comune che ha dimostrato e dimostra grandissima civiltà in tutti gli ambiti, dalla cultura al commercio. È uno dei comuni più evoluti, secondo la mia opinione, Montella, il comune di Montella. Quindi auguri alla sua amministrazione e a tutto il popolo montellese. A Mirabella, Fontanella, indagine della finanza, il caso dei frati francescani, padre Manelli, sul convento La Verità al Papa. Padre Manelli chiede di essere, così ha scritto una lettera al Papa dove chiede di essere convocato da Sua Santità per poter esporgli tutta la verità sul convento francescano di Frigento, dove sono circolati milioni e milioni di euro gestiti da alcune società. Ma lasciamo a questo punto lavorare sia il Vaticano, che ha mandato, come voi sapete, un ispettore, un commissario vaticano, sia la diocesi e sia soprattutto la giustizia, in questo caso la Guardia di finanza. Lavoro, stipendi alle aree forestali entro novembre 30 milioni. Andiamo avanti. Strappo con Ambrosone, l'ira di Irpinia di base, Dorsi lascia la giunta, l'assessore all'ambiente si dimette, motivi personali, ma dietro il gesto lo scontro tra con la consigliera e il sindaco. La verifica fa slittare al suo servizio i primi contatti per valutare il ricorso. Un gran bel segno di ricordo proprio per il grande architetto Fraternali, una targa per Fraternali al Palazzo Victor Hugo. L'ingegnere
amministratore della città, firmò il progetto di ristrutturazione. Domani l'apposizione ufficiale della targa in memoria di Fraternali. Ecco, noi cogliamo l'occasione per ricordare alla nostra amministrazione comunale la possibile ristrutturazione di Palazzo Hugo, che non merita di essere abbandonato. Anzi, è uno dei punti più belli della città ed è un gran peccato che questo palazzo stia cadendo la facciata e all'interno non è ben tenuto. Invitiamo proprio la sovrintendenza e il comune a trovare così in qualche modo una strategia per poter rimettere in sesto Palazzo della Cultura Victor Hugo, che negli anni passati è stato il centro della nostra cultura, ma questo lo diciamo in termini propositivi, non di attacco frontale all'amministrazione. Comune PD va verso la gestione condivisa, vertice a Napoli con Foti, sabato Tartaglione e Paris con il gruppo pronto il rimpasto. D'Amelio e Famiglietti all'attacco, muso duro con il sindaco e Di Blasio. Tassa sui rifiuti ad Avellino è la più bassa in campagna e questo ci fa piacere. Andiamo avanti, spiragli per assumere gli operai dell'ex Cablauto. Nel programma regionale ricolloca il nome del programma incentivo per assorbire chi è stato in mobilità dal 2012 al 2014. Scelti i tre alpini per il forum della gioventù, i metalmeccanici abbandonano le sigle, troppe chiusure, c'è crisi di fiducia. Educare al colloquio, provincia in campo con le scuole. Un plauso all'amministrazione provinciale per questa iniziativa. Odissea forestali conto alla rovescia per i fondi. La regione erogherà 30 milioni entro fine mese per gli stipendi arretrati agli operai. Il distretto conciario da rilanciare, appello dei sindacati per l'area Solofrana. Svolta la comunità montana Ufida, al lavoro 200 operai precari. Questa forse è la notizia più bella del giorno per l'Irpinia. Quando vediamo che si lavora e si assume, questo non può far altro che piacere a tutti noi. 4 milioni di affari, ora la Sagra è un gran business. Capone, consorzio per gli eventi, Chieffo, grande richiamo, Malerba, dobbiamo attrezzarci meglio con gli alberghi. Comunque, complimenti al comune di Montella. Berlino, occasione ancora da cogliere dopo la festa, sostenere il commercio. Per l'Irpinia, Mirabella, appalto per le vie Fontanelle, finanza in municipio. Bossone, giusto avere più carabinieri, sono un paio di giorni che Bossone così invoca la presenza dell'arma, una presenza maggiore nel Vallo di Lauro. Fine della lunga battaglia legale, il centro sportivo torna al comune, questo per il comune di Mercogliano. Paura in autostrada, tira a fuoco un ferito, questo nell'area di Monteforte Irpino. Boom di patenti scadute, auto senza assicurazione. Questa è una notizia un po' negativa per i controlli sul territorio, operazione che si chiama, che prende il nome di operazione Alto Impatto. C'è un numero di automobilisti che non, forse probabilmente distrattamente o per altre ragioni, tende a non rinnovare la patente, quindi attenzione. Viabilità ANAS, catene a bordo da 15 novembre, abbiamo già detta in apertura, abbiamo già così anticipata questa notizia. Giallo di Frigento, appello a Papa di Padre Manelli. Santità, mi chiami subito per chiarire tutta la verità, in TV il fondatore dell'ordine. Per quanto riguarda Sant'Angelo d'Alesca, il vescovo Marino spegne la guerra delle campane perché il sindaco ha emesso un'ordinanza che vietava, come dire, il tintinnio delle campane in certe ore. Il vescovo, di fronte alla resistenza del parroco, così ha dato ordine che l'ordinanza del sindaco venga rispettata. Questo a Sant'Angelo d'Alesca. Don Fabio si presenta insieme per crescere. Auguri al nuovo sacerdote che si è insediato come parroco nella chiesa di Sant'Ippolizio, l'augurio del primo cittadino di Atripalda a Don Fabio. Sacripanti puniti da episodi, avremmo meritato di più. Questo è per il basket, grinta, orgoglio, un po' di sfortuna, comunque una bella scandone.
Andiamo avanti, leggiamo ora, dopo aver letto Il Mattino diretto da Picone, leggiamo Il Quotidiano diretto da Gianni Festa, vediamo i titoli più importanti della giornata. Il PD rimette insieme i Gocci, vertice a Napoli, De Blasio congelato al comune Paris, osservatrice. Foti verso il quarto rimpasto, rafforza Petitto e apre anche a Festa fuori scelta civica. L'Avellino viene sconfitto a Crotone, allo Scida finisce 3-1. Un arresto, 31 denunce, una maxi operazione dell'arma, servizi ad alto impatto dei carabinieri. La Sidigas con un po' di sfortuna cade contro il Sassari per 2 punti. Tari ad Avellino si paga di meno. Gli studenti incontrano Settis, vediamo gli altri titoli importanti della giornata dal Quotidiano. Avvocati penalisti mobilitati, camion in fiamme nell'area di Monteforte con bombole a bordo, videosorveglianza, il comune accelera questa solofra, in no-drive Irpini con la Sardegna. Andiamo ai titoli direttamente della realtà locale e provinciale, vediamo la pagina politica, primo piano, Tartaglione riduce lo strappo, umiliata dopo tanti sacrifici per il partito, o così si esprime Wanda Grassi. Mastursi lascia la guida della segreteria De Luca, terremoto in regione per l'improvvisa decisione del braccio destro del governatore. Grella, le mie scelte sono irrevocabili, Dorsi si dimette, Foti prepara un nuovo rimpasto, Festa, il sindaco Foti sotto tutela, il leader di davvero, serve un gesto di rottura forte. Andiamo sempre alla pagina della politica del Quotidiano, l'appello al procuratore Cantelmo, El Ital, la disperazione di un operaio che chiede l'aiuto delle istituzioni. Della Pia, segretario del Partito di Rifondazione, esprime riserve sul nuovo soggetto politico. Scontro tra le aziende IMS e Biltron, sbarca in regione verso intesa a difesa dei dipendenti. Per la città di Avellino, piano di zona verso la scissione, ultima chiamata per l'approvazione della terza annualità, a rischio 2 milioni di euro. Domani la riunione Palazzo di Città per decidere del futuro dell'ambito A4. Sempre molto movimentati questi piani di zona, che dovrebbero invece fluire molto, come dire, in maniera molto celere, perché ci sono servizi da dare alle fasce più deboli, ma è una macchina che ogni tanto purtroppo si inceppa. Tari ad Avellino si paga di meno, ultima in regione per il costo dei rifiuti. Riapre l'incrocio via Nappi, via Trinità. Andiamo ora alla pagina della cronaca del Quotidiano. Maxi controlli, decine di denunce, attenzione quindi alle vostre patenti che scadono, attenzione ad avere a munirvi di catene entro il 15, a munirci di catene entro il 15 novembre. Avvocati penalisti sono tutti mobilitati, deliberata l'astensione dal 9 al 13 novembre. Camion in fiamme a Monteforte, l'abbiamo già detto. Il sindaco di Monteforte De Stefano sulle comunali di primavera. Nappi, siamo dei buoni amici. Bene la prevenzione, la Proloco ringrazia questo ad Atripalda. Primo premio dedicato alla memoria di Campanelli. Per la Valle del Sabato, razionalizzazione della spesa, c'è la centrale unica tra 6 comuni. San Potito con il fiato sospeso, i dimissionari tirano le somme. Associazioni e volontariato ad Altavilla, il registro comunale. Valle dell'Irno, contratto di fiume, strada vincente. Parla l'assessore al bilancio di Solofra Russo, statuto comunale è stato reso più adeguato sul piano normativo. Benessere psicologico Montoro, confermata di nuovo città amica. Voltiamo pagina. Nell'area delle valli, il centrodestra di Baiano si rafforza dopo Bologna, il bilancio di un anno visto da Montanaro, sempre nel comune di Baiano. Ariano Ufita, vogliamo garanzie per il futuro, appello al sindaco Capone per impegnare le istituzioni regionali e nazionali. Mirabelle Clano al Mercatone, uno dei lavoratori è ancora in cassa integrazione. Petrolio, la battaglia comune del comitato, Notrave, Irpino e Sardo, al fine mese convocato il consiglio.
Alta Irpinia, eolico il sindaco di Calitri. Bene, l'apertura di De Luca dopo l'intervento del presidente della regione a Montella. Tegola al comune a Sant'Angelo dei Lombardi, il vice sindaco Losco si dimette. A Montella record di 140.000 presenze. L'editoria Irpina alla ribalta a Pisa, di ribalta a Pisa, l'Irpina e il dolore invisibile, esperti e cittadini a confronto il 12 novembre a Mercogliano nella settimana del benessere psicologico. Dai banchi di scuola in azienda, Marco Generoso, ieri studenti dell'IDIS d'Orso, oggi sono dei tecnici. Se il territorio diventa un bene comune, ecco la pagina della cultura del Corriere, diretto da Gianni Festa, questo pomeriggio al Colletta il confronto con Settis sul patrimonio e identità. Ci sono tanti altri appuntamenti, società il nuovo tour di Elio e Storie Tese, la commedia italiana ai tempi della crisi, presentato il nuovo film con protagonista la Cortellesi. Qualche altra, l'angolo delle considerazioni, l'angolo confidenziale del quotidiano, un umanesimo concreto per una chiesa viva, un articolo invito di Gerardo Salvatore. L'ASL di Avellino ha lanciato un altro comunicato in cui comunica l'apertura di un centro di psicoterapia presso il Criscuoli, il diretto questo centro di psicoterapia del Dipartimento di Salute Mentale dal professor Antonio Acere, che voi sapete essere il nuovo primario del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Avellino. Bene, abbiamo letto le pagine del quotidiano, ora andiamo alle sei pagine nazionali. Siamo alle 7.45, quindi abbiamo ancora del tempo per poter dare altre notizie con calma. Vediamo la pagina nazionale del mattino cosa ci propone. Doping e spie, bufera, Russia. Tutti gli atleti drogati nelle ultime Olimpiadi vanno sospesi dai prossimi giochi. Il report shock dell'Agenzia Antidoping Internazionale. Tangenti e servizi segreti per coprire questo scandalo. Se lo sport sfida il denaro e il potere, un articolo di fondo di Gianfranco Teutino. Secessione alla Catalogna, sfida Madrid. Blitz in regione, lascia il capo staff di De Luca. L'indagine Mastursi si dimette dopo la perquisizione. Da Salerno a Napoli la misteriosa resa dell'uomo Sentinella, il braccio destro appunto di De Luca. Sconti fiscali al sud, Renzi ora apre, il premier è pronto a cambiare la manovra, ma è scontro sul contante. E ancora il piano di finanziamento killer, trovato un biglietto a casa del 18enne, vado e ammazzo Fabio e Roberto. Questa è la storia dei fidanzatini killer. Russia e doping di Stato, bufera sugli ori dell'atletica. L'ira di Putin, provocazione per motivi politici, bisogna verificare. È il caso di verificare fino in fondo. Dal ciclismo allo sci dilagano i farmaci proibiti, Donati nessuna sorpresa, me l'aspettavo, bisogna cambiare subito le normative. Sud Renzi apre ai ritocchi per chi investe ed assume, l'idea del premier, maxi emendamento limitato e poi la fiducia. Mezzogiorno altri scontri per le PMI, contante si ricompatta l'asse anti-PD. Al meridione più soldi che al resto d'Italia. Patuelli cresciuta anche le sofferenze, ma il credito non è mai mancato. Voltiamo pagina. Roma, la sinistra pronta a sostenere il candidato Grillino, proposta di Fassina, ma se non ci sta, e a Napoli si tratta con De Magistris. Il patto di Bologna che esclude il mezzogiorno, la Lega non sfonda al sud, per il centrodestra si riapre la caccia agli elettori moderati. Voti in uscita, il PD pronto ad alleanze stabili, resteremo una grande forza di centrosinistra. Barcellona sfida Catalogna libera e repubblicana, pagina del primo piano internazionale, il voto di Parlamento si farà in 18 mesi. Madrid si oppone, pronti a tagliare i fondi
come un colpo di Stato, dividersi sarebbe una follia. Lo scrittore Cercas non è come in Scozia, qui si calpesta la legge. Vediamo altri titoli dal primo piano. In un pizzino la missione di morte, vado e uccido Roberta e Fabio, ancora la lettera shock in casa del diciottenne. Quattro cardinali sotto accusa, si indaga sui contratti firmati da Propaganda Fide e dal Pio sodalizio dei Piceni. Questa è un'altra, come tutta l'area, diciamo, della Vaticana è interessata a queste, come dire, a queste indagini che allo stesso Papa sollecita. Narcisi e soli, ecco il profilo dei giovani killer. Voltiamo pagina. Birmania, il trionfo di San Suu Kyi per il 70%. Per l'economia, catasto, metri quadrati per misurare le case. Non più vani per 57 milioni di immobili. Semplificazione per calcolare la tassa sui rifiuti. Dirigenti decaduti, atti validi. La Corte salva le cartelle nulle. Caso Orlandi, stamane vertice tra Renzi e il sottosegretario Zanetti. Bene, qui sono delle altre pagine, andiamo a qualche notizia di cultura e società. Per la prima volta scrivo di un uomo, Dacia Maraini, la bambina e il sognatore, parla di amore paterno e pedofilia. Bene, voltiamo pagina e andiamo a sfogliare un altro prestigioso quotidiano. Siamo al Corriere della Sera. Vediamo i titoli di testata del Corriere della Sera, doping russo, affare di Stato. L'Agenzia Mondiale togliere le medaglie olimpiche, Mosca, attacco politico. Ora Renzi coinvolga Milano, un articolo di fondo di Dario Di Vico. Casa del Vaticano, così il Corvo ha rubato le liste degli inquilini. Un colpo al mito dello zar, un articolo di fondo di Paolo Valentino. Via la Tasi, coniugi separati, famiglia, battaglia nel PD sui contanti, sui famosi, sulla possibilità famosa del prelievo di 3.000 euro e non più di 1.000. Noi restiamo, i giudici scarcerano. L'accusa di Alfano sugli assenteisti di Bologna, Salvini, uno schifo, l'ANM protesta. Primo piano, Russia accusato di doping di Stato, va sospesa dalle Olimpiadi di Rio, il laboratorio segreto dove gli uomini del KGB ripulivano le analisi. Un anno all'immagine costruita da Putin tra judo e sfide a hockey. Scontro sul tetto dei 3.000 euro ai contanti, la minoranza Dem pronta a votare no. Voltiamo pagina e andiamo al primo piano. Flessibilità, Padoan tratta con la Commissione Unione Europea, l'OCSE promuove l'Italia, crescita rivista al rialzo. È un momento positivo, per fortuna, della nostra economia. Voltiamo pagina, niente risparmi, Perrotti si dimette. Questo è per quanto riguarda la spesa pubblica, la spending review non è una priorità. Il freno al lavoro sugli sgravi fiscali, le dimissioni dopo quelle di Giarda, Bondi e Gottarelli. Svolta del catasto a Diovani, 57 milioni di case pagheranno le tasse a metro quadro. Berlusconi, Forza Italia e la posta in palio, se mi sfilo siete tutti finiti in due anni. Antagonisti scarcerati, Alfano attacca. Non candidiamo noi e sul capo si vedrà, ma io posso sfidare Renzi, così si esprime Salvini. Siamo alle pagine della politica. Fassina apre al Movimento 5 Stelle, i timori PD sulle sulle città, le rivelazioni di Odmine su Totti, pagò in nero i giri di scorta ai figli. Voto a valanga per la Aung San Suu Kyi in Birmania, la Lega per la Democrazia del premio Nobel va oltre il 70%. L'ultima spiaggia sull'isola greca tra i profughi dove l'emergenza è senza fine, l'opera dei volontari in prima linea per l'accoglienza. Ecco, queste sono le pagine internazionali dove si così viene presentata questa drammatica vicenda dei profughi che così si sembrano tutti fermarsi sull'isola della Grecia. Dopo Expo Maroni attacca, no a un piano calato dall'alto. Le case del Vaticano per saune ed alberghi, tra le carte rubate c'è anche l'elenco degli immobili di Propaganda Fide, interrogati quattro prelati.
continua quindi l'inchiesta sul Vaticano, sugli immobili e i beni del Vaticano. Mesi di gelosia e ossessioni, ora le accuse reciproche. Il killer al PM, è stata lei a dirmi di sparare. Il biglietto scritto dal 18enne li ammazzo. Questa è tutta la vicenda dei fidanzativi killer. Andiamo ora al Fatto Quotidiano. La scorta rossa di Dotti era pagata in nero. Il PD candida Sala ma dimentica i suoi uomini arrestati per l'Expo. Gli scontrini di Renzi, cinque domande a Nardella, i due Mazzola e la verità sul doping, Inter e anfetamine. Andiamo alla pagina interna del Fatto, la pagina politica. Renzi inciampa sul decumano, tutti no al progetto 2040. Si dimette il braccio destro di De Luca, il fedelissimo Sturzi lascia ragioni personali, ma c'è un'inchiesta in corso. Il candidato, i soci arrestati e le indagini rimaste nel freezer. L'Expo si aprì con le manette ai collaboratori dell'AD, poi l'inchiesta si fermò per sensibilità istituzionale. Voltiamo pagina, scontrini Renzi Nardella. A queste cinque domande ancora non rispondono. Le lezioni della Boschi dalla Sorbona. Come noi nessuno mai in Italia. C'è Mister Ponte sullo stretto col Premier dagli scelti. Matteo vede Roma e Napoli già perse. Manovra e parte l'assalto, Forza Italia aiuta il PD sui contanti. La Lega Nord cresce con l'allarme crimine e l'SOS immigrazione. I vigili di Pajette e Berlinguer lavoravano al nero per Totti. Carminati ai suoi, l'amico Marione sta con Marchini. Qualche altra notizia dal Fatto, poi velocemente passiamo al Sole 24 Ore, il costruttore degli affari nella Roma di Bertone. Francesco vuole chiudere entro il Giubileo tutta l'inchiesta, Papa Francesco. Ferrucci e Sandro, fratelli nel pallone e divisi nella verità. Ancora sfollati all'Aquila, sono 124 le famiglie delle case di Bertolaso. La mappa del mondo, un trionfante pareggio da Nobel, questo il partito della signora Passionaria, sta stravincendo, 50 sfumature di secessione, Madrid dice no. Bene, prima della Gazzetta dello Sport, un veloce sguardo a Sole 24 Ore, fisco, vediamo i titoli più importanti, validi controlli dei dirigenti dei caduti, ma negli atti deve essere indicato il nome del funzionario delegato. Dopo l'Expo, cerca risorse imprese, centro di ricerca, incubatore e facoltà scientifica. Oggi Renzi a Milano. Il foglio bianco, il futuro di una città, un articolo di fondo di Paolo Bricco alla ricerca della mobilità sociale di Andrea Sironi. All'Europa serve una politica industriale, un articolo di Adriana Cerretelli. Banche e big servono 1.100 miliardi. Vediamo qualche titolo importante economico all'interno. Il catasto mette ordine in metri quadri, nelle misure appare la superficie catastale usata dai comuni per il calcolo della tariffa. Fisco, validi gli atti degli ex dirigenti per la Cassazione e la firma del funzionario incaricato non è di per sé motivo di nullità. Al bando le deleghe in bianco, l'Ocse alza le previsioni sull'Italia, crescita del più 8% quest'anno, più 1% del 4% entro il 2016, il credito resta limitato, molte sofferenze, ma il nostro paese continua a salire sul piano economico. Padoan più tempo sulla clausola dei migranti, Atene l'Eurogruppo non sblocca gli aiuti, a Giacarta e Riad la promozione del cambiamento italiano, in Italia riforme molto incisive, Renzi si riparte, basta con chi sa solo insultare, la Catalogna vota il via libera al processo indipendentista. Qualche ultimo titolo, fallita la doppia spallata destra-sinistra, Renzi avanti con l'orizzonte 2018, Fassina a Roma pronti a sostenere un candidato del Movimento 5 Stelle, liberi gli arrestati di Bologna, Salvini attacca la giustizia, uno schifo, giovani alla ricerca della mobilità sociale, un intervento interno di Andrea Sironi, del giornalista Andrea Sironi. Siamo all'ultima pagina e in chiusura della rassegna stampa. Dalla Russia con orrore, ha fatto doping di Stato, a rischio i giochi di Rio, la richiesta della... Vada alla IAF,
sospendetela da tutte le gare, sabotata l'Olimpiade di Londra. La roccia, un fiore si svelano come l'Inter e la Viola siano saliti in vetta. Marotta avvisa la Juve e Allegri, il terzo posto, obiettivo minimo. Poi abbiamo altri titoli, l'inchiesta mafia capitale, figlio a rischio, rapimento. Totti pagava in nero i vigili. Con questa ultima notizia sono le 8 meno un minuto, noi vi auguriamo, chi vi parla, una gran bella giornata, un buon lavoro a tutti e un pensiero ai professori e ai docenti e agli alunni. A loro una buona scuola e gustiamo al meglio queste giornate che stiamo vivendo con un sole straordinario. Arrivederci da Paolo Materazzo.